Io, mio figlio, sono riuscita a salvarlo. A 13 anni ha iniziato a farsi le canne. Sempre a 13 anni è entrato in un giro di spaccio. Di solito si dice sempre: ma sono le cattive amicizie, sono gli altri. Non è così. Mio figlio ha iniziato a drogarsi perché aveva delle ferite enormi. Noi genitori non abbiamo voluto vedere. Poi mio figlio era nel fondo del tunnel e ancora non avevamo deciso di farlo entrare in comunità. Che ragazzi, si va in comunità perché si fa abuso di cannabis. C'erano 30 ragazzi in percorso e almeno 10 erano dipendenti da cannabis. Poi c'erano i dipendenti da videogiochi, i dipendenti da gioco, d'azzardo, i dipendenti da alcol e poi c'era qualche eroinomane. No, non c'è tanta differenza tra un figlio che ha un forte disordine alimentare e un figlio che ha una forte dipendenza da cannabis. È inutile che continui a pensare a tutto quello che avresti potuto fare. Ormai è andata. Devi iniziare a scrivere le pagine bianche della storia con tuo figlio. Non dimenticare di splendere. Grazie a papà Giampietro di Pesciolino Rosso ho conosciuto mamma Carolina, grandiosa. Non me la prendo con le cattive compagnie, responsabilizzo mio figlio e lo mando in comunità anche solo per un abuso di canne, perché io posso fare la differenza e posso salvare mio figlio. Grande. Vi faccio sentire la testimonianza integrale così come l'ho sentita io. Ma mercoledì prossimo, 31 gennaio 2024, sarà il quarto anno che noi ripetiamo nell'occasione di Don Bosco, puoi vivere libero, col centro di ascolto per contro ogni dipendenza, Exodus, che abbiamo attivo e che ancora agisce, che vuole ricordare a tutti, tu sei chiamato a splendere, non ti devi solo liberare dalle dipendenze, devi far esplodere il tuo cuore. Vi faccio sentire la testimonianza di mamma Carolina. Mercoledì prossimo incontreremo papà Giampietro al mattino, lo incontreranno alle 9 i ragazzi delle medie, alle 11 i ragazzi delle superiori che hanno accettato di seguirlo, ma la sera alle 6 e mezzo la messa, alle 7 e mezzo l'incontro con tutti i genitori. Vi ricordate, guardate bene mamma Carolina, tu puoi fare la differenza. Le mamme coraggio, che grandiose. Sentiamo tutta la sua testimonianza come l'ho sentita io su YouTube. E adesso invitavo un'altra mamma, sei qui con me, Carolina, Carolina Bocca, eccola qui, perché quando ci sono i doni io voglio farveli. Due mamme meravigliose. Carolina ha combattuto con le unghie e con i denti, lei, suo figlio, è riuscita a salvarlo. Raccontaci qualcosa di Seba, ciao Carolina. Infatti io, mio figlio, sono riuscita a salvarlo e non vorrei essere qui adesso con loro due, perché la responsabilità è enorme e perché non è facile, insomma, portare la mia testimonianza. La farò brevissima, vi dico soltanto che mio figlio a 13 anni ha iniziato a farsi le canne. Sempre a 13 anni è entrato in un giro di spaccio a Milano, noi siamo di Milano e ben presto gli spacciatori si sono anche attaccati a noi come famiglia, essendo noi degli imprenditori, per cui tutta la famiglia è stata messa in grave pericolo e soprattutto Sebastiano è stato in grave pericolo. Abbiamo pensato bene di allontanarlo dalla cerchia delle cattive amicizie, perché è sempre molto difficile dare la responsabilità ai propri figli quando succedono queste cose, no? Di solito si dice sempre: ma sono le cattive amicizie, sono gli altri. Lui è entrato nel vortice delle tossicodipendenze perché aveva delle brutte frequentazioni. Non è così. Mio figlio ha iniziato a drogarsi perché aveva delle ferite enormi. Erano delle ferite che portava dentro da quando era piccolino, delle ferite che noi genitori probabilmente abbiamo contribuito a provocargli, noi genitori non abbiamo voluto vedere, non abbiamo voluto sentire per primi. E quindi tutto questo grande dolore lui l'ha accumulato dentro di sé e, visto che a 13 anni non si è capaci di dire mi fa male l'anima, allora si prendono le sostanze e così si addormenta tutto quel dolore. E poi, visto che la formula funzionava, quello
quelle sostanze sono diventate sempre più pesanti perché quella ferita gridava sempre, sempre di più. E poi, vabbè, è entrato in comunità, è stato in comunità 2 anni, poi è uscito, poi c'è ricaduto, e poi c'è tutta una storia lunghissima che adesso è lunga da raccontare. Però volevo ringraziare Don Davide, che poi la vita è veramente strana, no? Perché ci riporta qui oggi. Io conobbi Don Davide tramite una cara amica, proprio nel periodo in cui mio figlio era nel fondo del tunnel e ancora non avevamo deciso di farlo entrare in comunità. Perché, ragazzi, si va in comunità perché si fa abuso di cannabis. Mio figlio ha provato tutte le droghe tranne l'eroina, però la sua preferita era la canna. E quando sono andata in comunità a trovarlo dopo 7 mesi che non lo vedevo, perché funziona così, c'erano 30 ragazzi in percorso e almeno 10 erano dipendenti da cannabis. Poi c'erano i dipendenti da videogiochi, i dipendenti da gioco, d'azzardo, i dipendenti da alcol e poi c'era qualche eroinomane, ma qualche. Perché le vostre dipendenze, ragazzi, sono queste. I disordini alimentari. No, non c'è tanta differenza tra un figlio che ha un forte disordine alimentare e un figlio che ha una forte dipendenza da cannabis. È sempre un bisogno di colmare un vuoto e una ferita. E ricordo Don Davide, mi venne presentato da questa mia carissima amica, perché io sono un po' una cristiana spettinata e quindi lei invece, che è molto credente, mi ha detto: senti, ti faccio conoscere questo Don, non puoi resistergli, ti darà sicuramente una mano. E ricordo che bevemmo un caffè insieme e lui mi disse una frase che mi rimase nel cuore. Mi disse: è inutile che continui a pensare a tutto quello che avresti potuto fare. Ormai è andata. Adesso però devi fare una cosa. Devi iniziare a scrivere le pagine bianche della storia con tuo figlio. E io non capivo, dicevo: ma che cosa sono le pagine bianche? Come faccio? E poi lui da lì a poco entrò in comunità e io Don Davide non lo vidi più fino ad oggi. E pensate che strana la vita. Proprio qualche giorno fa ho ricevuto questo messaggio da mio figlio, che oggi ha 20 anni, studia, è fidanzato, si amministra, vive da solo e ha la luce negli occhi. E mi scrive: cara mamma, volevo farti sapere che ti sono estremamente grato per tutto quello che fai e non solo per me. Ormai so che anche tu hai i tuoi alti e i tuoi bassi, perché anche tu vivi una realtà in cui non sempre è facile stare comodi. So di risucchiarti un sacco di energia in questo periodo, ma finalmente ti dico che ci credo. Credo in quello che sto facendo. Ripenso a quando dicevi che se fossi riuscito a incanalare i miei talenti da testa di cavolo in qualcosa di appassionante per me, avrei potuto raggiungere risultati pazzeschi. Eh sì, ora sta accadendo tutto questo. Nel mio piccolo vorrei far funzionare e controllare ogni cosa, pur sapendo di non potere, perché non sono Dio e perché ogni tanto cado ancora. Ti sono grata, mamma, veramente, sempre e comunque. Nulla di tutto ciò che fai e dici è scontato per me, nemmeno il fatto che mi rispondi sempre al telefono con quella tua dolcezza, energia e positività, anche quando io stesso mi manderei al diavolo per le mie paranoie e i miei toni talvolta arroganti. Ti ringrazio per avermi dato fiducia sempre
e per darmi la possibilità di vivere a Roma come un principe in una casa tutta mia e ora anche con il motorino. Ti voglio bene, mamma. Sappi che a volte penso che tu faccia anche più del dovuto per tutti noi. E quindi ti dico quello che tu dici sempre a me e quello, ragazzi, che dico ora a voi. Non dimenticare di splendere. Il tuo ex spettinato Sebastiano. Grazie. Grazie. Io vorrei, col saluto finale, poi se c'è ancora una domanda, invitare qua mia moglie e Alessandra e Andrea, sono parte del Pesciolino Rosso anche loro, perché mi